altri due punti pesanti come macigni nella classifica e nella lotta salvezza di una VL che torna dalla trasferta di Casale Monferrato con una robusta vittoria 70-86, frutto di 40 minuti mantenuti a costante alto livello. Nell'anticipo del sabato i 20 punti di Jones e 19 di Delfino trascinano Pesaro ad una vittoria importantissima sul campo della matricola terribile Bertram Tortona. Celebriamo con soddisfazione un'impresa fatta contro un avversario di questa caratura, soprattutto sull'onda della sconfitta partita 7 giorni fa con Brescia, dove eravamo riusciti a accumulare un vantaggio di 16 punti, delapidato poi nel secondo tempo. Stasera abbiamo avuto una migliore continuità di rendimento, pur con qualche momento, con qualche passaggio a vuoto, complice anche una rotazione di giocatori ridotta nell'emergenza di dover anche reagire al infortunio partito da Sempre durante il primo tempo. Tortona era stata capace di tornarci addosso, ha trovato per noi due canestri importanti che ci hanno permesso di mantenere un buon vantaggio. Nel complesso ritengo che siamo riusciti a fornire una prestazione corale di livello, stimolati da giocare con un avversario di questa caratura, quindi metterci alla prova con loro per quello che hanno fatto vedere fino ad oggi ci imponeva di rispondere come squadra per quello che sono le loro caratteristiche principali, quindi non al loro livello, e quindi sono stati durante tutta la settimana un riferimento, uno stimolo, insieme, come detto, a quella dolorosa sconfitta che abbiamo subito domenica, nonostante uno sforzo altrettanto importante quanto quello che avete visto stasera. Stiamo inseguendo una salvezza difficile con una concorrenza feroce di squadre che ogni settimana dimostrano di avere le risorse per giocarsi ogni gara, e noi vogliamo assolutamente rimanere a questo livello. Dal basket al calcio è stata una domenica da incorniciare anche per la Vis Pesaro, che dopo 3 sconfitte consecutive batte il Montevarchi 2-0, torna a tenere la porta inviolata e trova una vittoria di peso specifico enorme sulla classifica, perché viene definitivamente e aritmeticamente archiviata la pratica salvezza e a 3 gare dalla fine ci si rilancia in zona playoff riprendendosi l'ottavo posto in classifica. In partita fa tutto Cannavò, doppietta divisa fra un rigore dopo 17 minuti e una gemma da grande attaccante a inizio ripresa. E tutto parte sempre dall'atteggiamento, atteggiamento fantastico, propositivo, voglia di sacrificarsi, impegno, collaborare. Hanno fatto benissimo contro una squadra che fa dell'intensità, dell'organizzazione uno dei propri punti di forza, quindi questo vale ancora di più. Io penso che, dai, l'ho già detto tante volte, la salvezza tranquilla che volevamo avere non è mai stata in discussione, perché siamo rimasti tutto l'anno a sinistra e adesso questa coincidenza di aver incontrato le due capoliste e dietro averci attaccato una brutta partita sicuramente, insomma, ha dato modo di fare delle riflessioni e di ritornare ad essere quelli che, come oggi hai visto in campo, si aiutano, corrono insieme, sono corti, aggressivi e soprattutto non rischiano. C'è qua Ale che è tornato a fare il clean sheet, come si dice, per noi è importante, abbiamo costruito i nostri punti sopra questi valori e dopodiché, quando c'è stata la possibilità, abbiamo visto anche, come nell'azione per esempio del primo gol, delle giocate sulle catene esterne, abbiamo visto delle collaborazioni, cambi di posto, siamo tornati con il centrocampo a 3 orizzontali per essere un pochettino più densi e siamo convinti e concentrati che la nostra stagione debba finire in salita, ecco, deve essere in crescendo, ecco. Nel calcio di Serie D, domenica pazza per il Fano che al Mancini chiude il primo tempo sotto 2-0 con l'Alto Casertano, rimane pure in 10 uomini ma finisce per rimontare e vincere con un clamoroso 3-2 costruito da Tortori, da un'autorete e dal tris di Casolla. Grande gioia anche nel rugby per la Fiorini che al Toti Patrignani batte gli eterni rivali di Noceto con un emozionante 22-20. Nel campionato di calcio 5 l'Ital Service rimedia invece un buon 3-3 in casa dell'Olympus Roma a 6 giorni dal remake della finale di Coppa Italia vinta dai pesaresi. Un pari costruito sulla doppietta di De Oliveira e la rete di Onorio che mantiene Pesaro in vetta con 2 punti di vantaggio su Napoli
e 3 su Petrarca prima di una domenica di break del campionato. Nella pallavolo ad Urbino si conclude in festa la stagione della Megabox Vallefoglia con una indolore sconfitta al tie-break con Roma nell'epilogo del campionato di Serie A. Massima serie che invece sono costrette ad abbandonare le capitoline. Sarà invece ancora Serie A per la Megabox, ancora con la capitana Tatiana Kochleva, la cui conferma è stata ufficializzata a margine dell'epilogo del Pala Carneroli.